più medaglie del Portogallo. Sono quelle che vanta Jesi nella scherma. Ma quali sono gli esordi di questa disciplina nella nostra città? Per scoprirlo dobbiamo tornare al 1927, quando il colonnello Pietrasanta viene a Jesi per insegnare la scherma al dopolavoro della Cassa di Risparmio. I primi allievi, quelli di cui si ha memoria, sono dei giovani, ragazze e ragazzi. Livia Montagna, Marcella Angelini, Romano Bassotti, Settimio Corinaldesi, Andrea Contadini, Giacomo Borocci e Mario Frattini. La cura del settore dopolavoristico viene invece affidata al commendator Bruno Bartolini che, col conte Gentiloni, si allena tirando di fioretto e sciabola. Dopo il 1933, questo gruppo di atleti comincia a riunirsi sotto il controllo del professore di educazione fisica Alfonso Avitabile, nella palestra San Martino. Senza ricorrere ad alcun giudice di gara, punto d'onore è accusare spontaneamente le stoccate ricevute. Le guerre di Etiopia, Spagna e il secondo conflitto mondiale disperdono questo gruppo di appassionati, ma un nuovo e ben più radioso capitolo si aprirà per la scherma a Jesi dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie ad un reduce. Ezio Triccoli, che apprenderà i segreti della scherma da un sottufficiale inglese durante la prigionia nel campo di internamento di Zonderwater, forgerà infatti molti grandissimi campioni che tuttora brillano nel firmamento dello sport azzurro. Io vi aspetto alla prossima puntata di Pillole di Storia.